Buonasera, benvenuti all'ultima edizione settimanale del telegiornale di RTA. Borgotaro e tutta la Valtaro piangono la perdita di un'altra figura storica. È mancato nella notte Giuseppe Costella, personaggio di spicco della politica locale ma anche provinciale e regionale. Dal 1972 al 1985 era stato primo cittadino del capoluogo valtarese. Aveva 80 anni e da tanti giorni ormai lottava contro il coronavirus. Si è spento la scorsa notte Giuseppe Costella, per decenni figura di primo piano della politica locale e non solo. Nato a Borgotaro il 27 gennaio del 1940, secondogenito di 7 tra fratelli e sorelle in una famiglia originaria della frazione di Trappogna, da giovanissimo per qualche anno era emigrato negli Stati Uniti d'America e, al rientro in Italia, si era laureato in giurisprudenza, vincendo successivamente il concorso da segretario comunale, professione che esercitò in diversi comuni della provincia, concludendo la propria carriera lavorativa come segretario generale della comunità montana Valtaro Valceno. Per parecchi anni ha giocato nella S Valtarese Basket nel ruolo di playmaker e all'inizio degli anni 60 fu uno dei protagonisti della storica promozione in Serie A2. Entrato in politica presentandosi alle elezioni comunali del 1964 a Borgotaro nella lista della Democrazia Cristiana, divenne assessore supplente nella giunta guidata dal sindaco Giacomo Bernardi e fu rieletto nel 1970. Nel 72, dopo la parentesi commissariale, venne eletto sindaco del capoluogo valtarese, carica che ricoprì per 13 anni consecutivi, aumentando ogni volta i consensi al proprio partito e le preferenze personali, che alle elezioni del 1983 furono oltre 1000. Uomo di fiducia del senatore Gino Cacchioli ed esponente di punta a livello provinciale della corrente Dorotea, fece parte del Consiglio nazionale della Democrazia Cristiana. Nella seconda metà degli anni 70 fu tra i principali promotori della costituzione dell'Associazione Parmigiani Valtaro di Londra e in seguito divenne membro della Consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. Nel 1985 si dimise da sindaco di Borgotaro per diventare consigliere regionale dell'Emilia-Romagna, carica in cui fu confermato anche nelle elezioni del 90. Nel 1995, dopo la scomparsa della Democrazia Cristiana e la successiva scissione della formazione politica dei cattolici italiani, aderì al Partito Popolare, guidato all'epoca da Gerardo Bianco, e nel medesimo anno fu eletto in consiglio provinciale, consesso che lasciò nel 1998 per diventare consigliere di amministrazione della Fondazione Banca Monte Parma. In conformità con le vigenti disposizioni di legge, i funerali avranno luogo in forma privata. Ai familiari di Giuseppe Costella vanno le più sentite condoglianze di proprietà e redazione di Radio Tele Appennino Parma. E sono davvero tante le attestazioni che giungono in queste ore. Ci lascia un grande politico, sempre animato da un profondo amore per il suo paese e da un forte legame con la sua comunità, scrive il sindaco di Borgotaro Diego Rossi. Persona generosa, vulcanica, sapeva unire visioni di lungo periodo e incredibile energia. Il sindaco per antonomasia, persona sempre attenta alle vicende politiche locali e nazionali, che con la sua lunga esperienza aveva saputo costruire un ricco tessuto di relazioni a più livelli. Spesso veniva a trovarmi in ufficio, ricorda Rossi, a scambiare riflessioni. A lui chiedevo volentieri suggerimenti sui problemi più urgenti. Mancherà a tutta la comunità borgotarese e non solo. Ci ha dato tanto e lascia un'eredità di grande passione politica. Come sindaco, a nome di tutta l'amministrazione comunale della cittadinanza, esprimo alla famiglia le più sentite condoglianze. Oggi è una giornata tristissima per la Valtarese Basket, scrive la società in un comunicato. Si è spento dopo aver lottato come un vero leone il nostro Giuseppe. Siamo tutti vicini alla famiglia in questo momento tristissimo. Giuseppe è stato prima un grande giocatore, poi fondamentale dirigente e da ultimo presidente della S Valtarese Pallacanestro. Mancherà tanto a tutti, ma noi lo ricorderemo portando avanti la sua amata Valtarese. La consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo piange la perdita dell'amico Giuseppe. Come vicepresidente del sodalizio regionale insieme ai consultori Conti e Daffadà, scrive Alessandro Cardinali, voglio ricordare il prezioso lavoro relazionale di continua tessitura nei rapporti con le comunità di New York e Londra, dove lo ricordano con grande stima e affetto per tutta l'attività svolta. Voglio anche ringraziarlo per il prezioso lavoro fatto e, a nome della comunità all'estero della regione Emilia-Romagna,
Vogliamo raccogliere la testimonianza per continuare a lavorare nel solco tracciato a favore dei nostri emigrati. Quando ci lascia un politico di razza, per chi fa politica è un momento di dolore e di riflessione. Nel caso poi di Giuseppe Costella, artefice di tante iniziative legate al comune di Borgo Taro e alle nostre vallate, la riflessione e la tristezza si fanno più profonde. Giuseppe, ricorda Rodolfo Marchini, referente di Fratelli d'Italia Valtaro Valceno, si è dedicato fino all'ultimo alla sua terra e al suo comune e ha cercato di mettere a frutto le sue relazioni per portare ogni opportunità possibile a vantaggio della comunità. Siamo stati avversari politici per tanti anni, ma sono stati frequenti i momenti di collaborazione tra noi, specialmente nei primi anni 90, quando uno consigliere regionale e l'altro assessore provinciale si sono assunte scelte decisive per la superstrada della Valtaro e per l'ospedale di Borgo Taro. A lui va un grande merito, quello di aver sempre tenuto alta la bandiera della nostra amata montagna. Parma e in provincia continuano a calare i contagi e i decessi da Covid-19, 2 i morti registrati ieri e 6 nuovi casi. E si sono registrati momenti di gioia da parte degli operatori sanitari alla chiusura di diversi reparti Covid, sia all'interno dell'ospedale maggiore di Parma che della città di Parma, Clinica Alta Val Parma, che a Vaio di Fidenza. Un segnale importante, come ha sottolineato il commissario Sergio Venturi, che descrive come l'epidemia si stia avviando verso la sua fase conclusiva. Carlo e Antonio Sabini sono due fratelli di Albareto, entrambi impegnati nel mondo del volontariato con l'assistenza pubblica, hanno iniziato da diversi giorni a creare nel garage di casa propria visiere di protezione da donare ai servizi di soccorso. Dalla passione e intraprendenza di due giovani fratelli nascono le visiere per volontari e operatori sanitari. È successo ad Albareto, dove i fratelli Sabini, grazie alle loro due stampanti 3D, hanno creato materiali protettivi più che mai utili in questo periodo di emergenza coronavirus. Principalmente con la stampante 3D abbiamo prodotto le montature per queste maschere facciali, che sono poi le famose maschere parafiato che si vedono nelle varie foto sia dei soccorritori, sia dei medici, delle infermiere. E appunto con la stampante 3D abbiamo stampato le montature di queste maschere, di questi parafiato si chiamano, paraschizzi, e il resto poi l'abbiamo assemblato in assistenza pubblica con l'aiuto di altri militi, che ringrazio, e anche grazie alla fotografica di Tambini Cecilia, che ci ha donato le parti in plexiglass, diciamo il foglio in plexiglass che sta davanti, e poi abbiamo incollato alla montatura stampata in 3D. Quindi un garage, una stampante 3D, due giovani con tanta passione e poi il materiale che vi è stato fornito. Questi sono stati gli elementi fondamentali, basici, per l'ottima riuscita, per l'ottima creazione. La stampante è nostra, ne abbiamo due che abbiamo messo all'opera entrambe. Quante visiere avete prodotto, in quanto tempo e come è nata l'idea? Allora, abbiamo prodotto circa una trentina di visiere per ora, che stiamo ancora producendo. L'idea è nata principalmente per esigenza dell'assistenza pubblica, e il progetto della montatura non è nostro, ma è reperibile online, tutti lo possono scaricare, tutti quelli interessati che hanno una stampante 3D per stamparlo, ce n'è a migliaia creati da tanti progettisti di tutto il mondo. Ora li stanno usando i militi in servizio sulle ambulanze della nostra assistenza pubblica a Borgo Taro Albareto. E se poi ci sarà esigenza anche da parte di altre associazioni o anche nel nostro ospedale, noi siamo disponibili a stamparne ulteriore, a crearne ulteriore. Ringrazio tutti i militi che si stanno impegnando tantissimo in questi mesi di emergenza, e anch'io da milite
vorrei dire alle persone di non abbassare troppo la guardia perché i 2 mesi che abbiamo passato sono stati veramente duri, anche se sono passati, però sono stati veramente, veramente duri. E cerchiamo di stare attenti e a tenersi il più possibile alle norme che ci sono state date. Supermercato Carrefour di Bedonia offre il servizio a domicilio gratuito nel comune di Bedonia, coprendo anche i comuni di Tornolo e Compiano. Per ordini e informazioni 0525 824535. Per ordini via mail info@supermercatosmc.it. WhatsApp 333 6793 607. Sono il dottor Fabio Arena, responsabile di un'unità semplice di urologia di Borgo Taro. Vi devo ringraziare Insieme per Vivere per la donazione dell'ecografo che ci consente di eseguire delle ecografie prostatiche e biopsie ecoguidate della prostata. Quest'anno sono state effettuate 90 biopsie prostatiche che hanno permesso di diagnosticare 45 tumori della prostata. Continua a dare una mano alla prevenzione e alla diagnosi precoce versando il tuo 5 per 1000 all'associazione Insieme per Vivere che lavora per il tuo ospedale. Continuano le occasioni alla ditta Nuova Montelli Ortofrutta a Borgo Taro. È arrivata la primavera con piante da frutto, piantine da orto e fiori. Importante! Inoltre continuano con successo le consegne a domicilio per dare alla clientela sempre di più e in sicurezza. Per prenotazioni, negozio di Via Cassio 338-5928-845. Magazzino all'ingrosso di Via Europa 0525-96361. Naturalmente a Borgo Taro, passate parola. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo. Sempre prezzi bassi da Baudassi. Pittura lavabile traspirante bianca da interni, litri 14 a €39,90. Pittura traspirante bianca da interno, litri 14 a €23. Gel igienizzante per mani 100 ml, €2,90 l'uno. Mascherine FFP2, €2,90 l'una. Purificatore d'aria per ambienti antibatteriali. Marca Bimar, €179. Attenzione, si effettuano consegne a domicilio per info 0525 97 644. È proprio così, da Baudassi i prezzi sono sempre bassi. Ora più che mai la qualità dei prodotti che mangiamo è importante. Caseificio Porcari e Tambini a Borio di Bedonia. Dal produttore a casa vostra, consegna a domicilio ovunque, tutto nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Spaccio a Borio di Bedonia, aperto al pubblico. Telefono 0525 826154 oppure 335 6614 400. Mail info@porcaritambini.com. Verifichiamo la qualità dell'acqua destinata al consumo umano secondo gli obblighi del decreto 31 del 2001 e ne analizziamo salubrità e potabilità fino al punto di consegna, concordando con gli enti competenti il piano di autocontrollo. Durante tutto l'anno monitoriamo più di 2000 parametri chimici e microbiologici su oltre 200 campioni d'acqua. Montagna 2000. Nuova energia al territorio. Il sindaco di Bore, Diego Giusti, lancia un appello al ministro dell'istruzione. Riapriamo le scuole di montagna per garantire che tutti, nel rispetto delle regole anti-Covid, possano tornare sui banchi. La proposta ha ricevuto il plauso di Matteo Salvini della Lega.
L'appello del sindaco di Bore Diego Giusti di riaprire le scuole di montagna ha trovato da subito un alleato importante, il premier della Lega Matteo Salvini, che si è detto assolutamente d'accordo con il giovane primo cittadino. Ha ragione il sindaco di Bore, ha detto Salvini, non possiamo penalizzare i territori, ma, ha concluso, il governo accetterà questa proposta di buon senso? Giusti, nell'ottica della fase 2, dettata dall'emergenza coronavirus, ha scritto una lettera inviata al ministro della pubblica istruzione Lucia Azzolina, dove la invita, in vista del nuovo anno scolastico, a valutare la riapertura degli edifici scolastici vuoti in Appennino, così da alleggerire i plessi dei comuni dove si concentra il maggior numero di studenti. La scuola di Bore, ad esempio, spiega il 23enne sindaco, ha spazi grandi, 3 piani, palestra, mensa ed è adeguata dal punto di vista antisismico. Può dunque permettere una distribuzione di tutti gli operatori del mondo della scuola così da non compromettere la salute di docenti e studenti in relazione al contagio e, al tempo stesso, garantire un ordinario svolgimento delle lezioni e una regolare programmazione della vita familiare. Credo che questa soluzione possa essere utile a docenti, studenti, operatori scolastici e famiglie, oltre che essere un segnale di vero e spiccato rinnovamento del mondo della scuola e di rilancio dell'Appennino che, conclude Giusti, sta vivendo in questi anni un grave decremento demografico. E a proposito di scuola, dopo l'emergenza coronavirus, le cose anche in questo settore cambieranno. Ne è certa la professoressa Emanuela Lavacchielli dell'Istituto Comprensivo di Borgotaro che lancia alcune proposte. 2 proposte per la didattica del futuro. Ai nostri microfoni la professoressa Lavacchielli, insegnante della scuola media Istituto Comprensivo Manara di Borgotaro, propone didattica alternata per quando ripartiranno le lezioni. Secondo me la cosa migliore sarebbe a questo punto una didattica mista, quindi un gruppo piccolo di alunni in classe con la docente che fa lezioni in presenza e che registra per un altro gruppo, altri gruppi a casa, che quindi possono seguire la lezione con i loro compagni, per poi un'alternanza, naturalmente chi, non so, c'era il lunedì, non ci sarà più, il martedì verrà un altro gruppo e così via. Un giorno lezione con un gruppo ristretto di persone che poi viene recuperata da quelli che sono a casa, cioè in modo da stare tutti quanti di pari passo senza affollare le classi, quindi questo mi sembra di aver capito. Sì, secondo me è un buon compromesso tra la sicurezza, tra la possibilità comunque di uscire, perché abbiamo bisogno di uscire, i ragazzi hanno bisogno di uscire, il fatto di vederci e saperci tutti uniti anche in un momento diverso. Negli scorsi giorni la ministra dell'istruzione Azzolina ha proposto la medesima soluzione. L'intervista che vedete è stata registrata prima, quindi la professoressa Lavacchielli ha anticipato involontariamente la ministra. È lei che insegna matematica e scienze, in precedenza ha insegnato chimica. Come ha dovuto riadattare le modalità di insegnamento e i contenuti nell'immediato? La lezione, diciamo così, della Lavacchielli in questo periodo è la videoconferenza. E poi cosa ho fatto? Ho integrato questo strumento con degli strumenti interattivi. I bambini devono poter fare quello che facevano prima a scuola, avere il contatto con l'insegnante, un contatto, abbiamo visto, con tutti i limiti di questo contatto. Devono, invece di usare il gesto, devono usare il mouse, ma devono usarlo. Secondo lei, mediamente, quanto ha rallentato questa situazione, la prosecuzione normale dei programmi? Nel mio caso non ha rallentato, io posso dire questo. Io ho dovuto dare ai contenuti una veste formale diversa. Il ragazzo impara ad usare, come ho detto prima, gli strumenti, impara a pianificarsi anche i tempi, le giornate, impara a comunicare, impara a sbrigarsela, quindi è tutto ribaltato. Discorso valutazione, come lo state affrontando? Abbiamo già delle indicazioni chiare, sempre dal Ministero, che sono... Prima di tutto puntate sulla valutazione formativa, cioè fateli crescere questi ragazzi, dategli un feedback perché loro crescano. Non pensate al voto numerico, non pensate all'esito, l'esito verrà alla fine. Ci deve essere un esito perché io devo valutare e li devo valutare perché loro abbiano un metro con cui confrontarsi, ma deve essere una cosa diciamo che abbraccia una serie di parametri e non... un parametro così solo il ritorno classico, mi ripete quello che io ho spiegato. No, non è questo.
Infine, un appello alle amministrazioni locali: chiavette USB con accesso a internet gratuito per tutti gli alunni. Vorrei che anche le amministrazioni locali recepissero l'importanza di questo discorso, si impegnassero a dare a bambini che hanno bisogno una chiavetta Wi-Fi. Questo direi che è la base. Ok, una chiavetta Wi-Fi, quindi a disposizione un certo numero di megabyte gratuiti che possono utilizzare le famiglie e gli alunni. Anche perché le cose non si fermeranno più, indipendentemente dal virus, scusate, ma non si fermeranno più. La cronaca ora ha riportato ferite di media gravità all'agricoltore 73enne residente nel comune di Varzi, rimasto vittima nel pomeriggio di ieri di un incidente sul lavoro. È un agricoltore di 73 anni, l'uomo rimasto ferito ieri pomeriggio nel comune di Varzi mentre lavorava. Per cause al vaglio delle autorità competenti, l'uomo stava lavorando in località Camiseria quando è stato colpito violentemente dal tronco di un albero. Sul posto si sono subito portate le squadre del soccorso alpino, la pubblica assistenza di Varzi, i vigili del fuoco, i carabinieri e l'elisoccorso. Dopo aver prestato al ferito le prime cure, lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale maggiore di Parma in condizioni serie. Il 73enne, come dicevamo, stava lavorando, precisamente stava mettendo in sicurezza il margine di una mulattiera da alcune piante pericolanti, quando il tronco gli è caduto addosso procurandogli sospette fratture agli arti inferiori e altre contusioni. Caduto a terra vicino al proprio trattore, è riuscito a dare l'allarme telefonicamente. Arrivati sul posto, i soccorritori lo hanno stabilizzato, poi verricellato a bordo del velivolo e trasportato al maggiore in condizioni di media gravità. Gentile cliente, le officine Autogroup di Ghiare di Berceto e Bertorella sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. Inoltre, per venire incontro alle esigenze della nostra clientela, offriamo gratuitamente il servizio di ritiro e consegna a domicilio della vostra auto. Per la vostra incolumità, l'abitacolo verrà igienizzato con prodotti specifici. Per qualsiasi chiarimento o informazioni, non esitare a contattarci. Officina Ghiare 0525 68360 oppure 329 329 7636. Officina Bertorella 0525 990176. Nasce il nome del negozio della nonna, Abedonia. Ricette semplici con verdure sempre fresche di stagione, parmigiano della nostra vallata, uova fresche e tanta manualità. Della nonna inoltre è anche pasta fresca con tortellini, anolini, pansotti, gnocchi e tagliolini. Si realizzano magnifiche torte di compleanno decorate a vostro piacimento. Servizio catering per cerimonie. Domenica sempre aperti. Della nonna Bedonia. Negozio Happy for Pets è aperto a tutta la clientela con clamorose occasioni. Sarete accolti in ambiente igienizzato per garantire la massima sicurezza a noi e ai nostri clienti. Happy for Pets vi aspetta numerosissimi in via Primo Brindani a Borgo Taro. Masco, ristorante pizzeria in Largo Roma a Borgo Taro vi aspetta nel suo ristorante pizzeria per farvi degustare e assaporare le pizze, la sua cucina con prodotti di altissima qualità. Fatevi tentare, venite da noi, provate, venite a trovarci prenotando al 0525 96 593. Masco più masco che mai.
La ditta Pioselli, specializzata nella produzione di serramenti in alluminio e carpenteria metallica, nel 25esimo anno di attività propone nei mesi di luglio e agosto offerte esclusive su vasta gamma di articoli di propria produzione: finestre a taglio termico, persiane e scuri in alluminio, inoltre ringhiere inferriate e cancelli in ferro, anche su richiesta personalizzata. Offre poi un ampio assortimento di finestre in PVC e porte in legno per interni. Tutti i prodotti sono certificati e rispettano i requisiti necessari per usufruire delle detrazioni fiscali vigenti. La filosofia aziendale è offrire seriamente al miglior rapporto qualità-prezzo, rimanendo al tuo fianco per ogni esigenza. Ci trovi dal lunedì al venerdì nel laboratorio a Carniglia al numero 0525 826062 oppure nello showroom di Porta Portello a Borgo Valditaro il lunedì, il mercoledì dalle 9 alle 12.30 e il venerdì dalle 15 alle 19. Per offrirti un ulteriore servizio saremo aperti anche il sabato mattina dalle 9 alle 12.30 nello showroom. Ti aspetta personale esperto e cordiale che ti consiglierà i prodotti che fanno per te. Affidati all'esperienza, contattaci subito. La ditta Pioselli, e non ce n'è per nessuno. Prossimamente alla ditta Pioselli col nuovo showroom e uffici in via Caduti del Lavoro 1 a Borgo Valditaro, vicino a Vivi Domotica. Domani è domenica 10 maggio, cielo irregolarmente nuvoloso al mattino, dal pomeriggio aumento della nuvolosità associata a piogge e rovesci diffusi che potranno essere anche a carattere temporalesco sui rilievi centro-occidentali durante le ore serali. Temperature minime intorno ai 13 gradi, massime in diminuzione, comprese tra 22 e 23 gradi, venti deboli, direzione variabile al mattino con aumento della ventilazione, con raffiche di moderata o forte intensità sui rilievi centro-occidentali durante la serata. I programmi, tra poco alle 20.35 Bucche TV, alle 20.50 Momenti d'estate per il ciclo Arturo Cura, alle 22 il TG, alle 22.30 Balla che ti passa e alle 23.30 Rivediamoli dell'anno 2000, domani alle 20.35 Mille voci e alle 23 Rivediamoli sempre dell'anno 2000. Io mi fermo qui con l'informazione, grazie dell'ascolto, vi auguro una buona serata, una buona domenica e una buona festa della mamma a tutte le mamme e anche alla mia. Arrivederci a lunedì.